Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Io sono Rossella Pani, mi trovo qui con Elisabetta, una maestra in tantissimi aspetti del riequilibrio, fa i massaggi, fa un sacco di cose. Ha scelto di partecipare al mio percorso di 4 giorni, un seminario di riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce e il seminario di connessione al sé superiore. Questa ragazza è mitica, all'inizio era un po' scettica, ha avuto un po' una delusione con dei maestri, un maestro in particolare, però mi ha dato fiducia, ha deciso di partecipare a questo seminario, però la cosa meravigliosa è che da quando è iniziato lei non fa altro che dire che bello, che bello, che bello, e quindi vorrei che lei raccontasse un po' la sua esperienza qui al seminario di riequilibrio energetico e di connessione a sé superiore. Elisabetta, lascio a te la parola. Sì, perché la voglio proprio dire, avevo visto su internet questa cosa, ho incontrato Rossella, però da subito dentro sentivo questa propensione a partecipare, però siccome questo dolore che ho avuto era recente, ho messo un po' le mani avanti, l'ho anche dichiarato e lei è stata molto accogliente, molto disponibile, quindi io l'entusiasmo dentro lo sentivo già, quindi penso sempre che quando il corpo sta bene, quando hai questo entusiasmo è una cosa che comunque può fare bene e sono partita con quest'idea. Poi ho iniziato a fare le preghiere che Rossella ha condiviso con noi, che condivide su YouTube e sui social, e questo più di un mese prima di questo corso, e mi sono sentita subito molto bene, molto centrata, un sacco di sincronie, mi capitavano cose molto particolari, positive anche, proprio di benessere. Per cui ho detto sì, questa è la scelta giusta. E poi sono arrivata qua con un entusiasmo, cioè mi viene proprio la gioia dentro, insomma, il sorriso mi viene facile, ecco, in questi giorni, molto. Cosa ne pensi delle nuove frequenze? Ah, penso che siano molto molto potenti, vengono da lontano e anche questo, si sente proprio una connessione con l'universo, con gli angeli, con l'Arcangelo Michele, con queste energie che sono proprio di d'amore, è amore, e quindi si sta bene da subito, insomma, da subito si sente la potenza. Poi tu hai avuto anche delle esperienze molto particolari durante, mentre ricevevi proprio mentre ricevevo, soprattutto in questi giorni, la connessione con il superiore. Parliamo anche di quello. Sì. Esatto, sì, proprio sì. Come una riprogrammazione del corpo, ma è una cosa incredibile. Sia fisica, avevo sia delle reazioni, sentivo il corpo che si riaggiustava, riassestava, che mentali, oltre anche a dei messaggi, proprio chiamavo, come ci hai insegnato tu, l'Arcangelo Michele, in aiuto anche per comprendere, no, queste nuove energie, avendo avuto anche esperienze con altri tipi di tecniche di energia, proprio per capire anche la differenza dalle altre energie. E mi sono arrivati tanti messaggi, tanto benessere e tanto amore. Perché questa è luce, luce, informazione, amore. Sì, amore. Se mi posso permettere, non voglio dire che sia meglio o peggio di quello che tu già conoscevi. La differenza, cos'è questa differenza che hai notato? Sì, diciamo che... oddio, ancora devo un po' sperimentare, capire, perché ho iniziato adesso, certo, proprio in questi 2 o 3 giorni. Certo. Però diciamo che lavorano tutti e due sull'amore molto, certo. E in questo caso la protezione viene proprio dagli angeli, dalla coscienza micaelica, dall'Arcangelo Michele, che sentivo già prima, avevo già avuto delle esperienze, ma si sono enormemente potenziate durante questo corso. Avevo letto i libri, non avevo fatto proprio corsi sugli angeli, sì, qualcosa avevo fatto, però non a questo livello. Quindi la differenza, diciamo, più in questo campo degli angeli, l'ho sentita proprio partecipando al corso, la potenza dell'energia e le sensazioni fortissime anche nello scambio, proprio anche quando doni luce, informazione su questa frequenza del 333, anche tu stai meglio, tu che lo fai. Quando lo ricevi è il massimo del benessere, della pace, proprio ti senti in amore completamente. Ma anche quando lo doni,
c'è questo scambio fortissimo di energie, di luce. Ti posso fare una domanda delicata? Sì. Secondo te quello che tu stai ricevendo in questo seminario vale quello che tu, perdonami se arrivo a parlare di cose concrete, certo. Cioè vale l'investimento che tu hai fatto per poter partecipare? Assolutamente sì, vale, perché comunque sono cose grandissime, insomma è chiaro che non si pagano i trattamenti, l'energia, ma si paga anche il tempo dedicato, l'impegno delle persone tue e di chi ti aiuta, però è proprio sì, vale, anche perché... penso che comunque, sì, le persone diano anche, cioè è giusto che diano un valore, sì, a queste cose. Certo. E è un'energia, che il denaro, sono maestra, no? Certo, quindi il denaro è comunque un'energia e vi viene dato tanto e do quello che è giusto, insomma. È giusto. Sì, okay. È giusto. Poi che cosa consiglieresti alle persone di partecipare? Ah, sì, certamente sì, perché... prima di tutto, secondo me, l'umanità in questo momento, ma sempre, da sempre per sempre, ha bisogno di vivere nell'amore, certo, e di donarlo. Questo corso ci permette anche poi di praticarlo, di donarlo. Per esatto. Cui, cioè, secondo me, e questa connessione alla propria anima, al sé superiore, crea proprio questo stato di amore che è necessario sulla terra. Sì. E secondo me fa un lavoro bellissimo perché, cioè, chi fa queste cose, diffonde amore, cioè, è proprio, grazie, è proprio un onore completamente, è proprio nell'amore ed è quello che secondo me dobbiamo creare nel mondo, nel adesso. Mondo adesso, cioè rimanere nell'amore, basta. Tu praticherai questo adesso? Certamente sì, okay. Non vedo l'ora, ah, ho bello. Già promesso a casa trattamenti estranei, ai familiari. Sì, e poi anche sui clienti, certo, che quando bello. Li pratichisco, poi, certo. Perché penso che comunque sia una cosa molto grande e molto sacra. Per cui voglio prima impadronirmi, diciamo, esatto, capire bene di cosa si tratta, no? Certo. Anche nel cioè, ho vissuto questa esperienza molto forte, ma voglio vedere cosa puoi comporta anche nel tempo. Io ho sempre anche bisogno di... è un'esperienza. Certo. Per dire anche il Reiki che io faccio, sono certo. Maestra di Reiki, però dico sempre è un'esperienza, quindi devo provare anch'io prima di passare. Certo. Allora ci farei sapere tra qualche mese, certo, vabbè. Certamente sì, perché è stato bellissimo, grazie. Grazie a tutti. Grazie.